Messaggio di San Michele Arcangelo alla veggente Lorena del Messico. Messaggio importante per questo 31 ottobre. Come principe della milizia celeste e come capo del mio esercito militante, io vengo ad avvisare il popolo di Dio degli eventi che accadranno in ottobre, ed in particolare il 31 ottobre, giorno di Halloween, che viene celebrato dalle logge di tutto il mondo, ma questo 31 ottobre sarà diverso da tutti gli altri a causa dell'inizio dei forti dolori nella creazione e in tutto l'universo. Queste logge preparano l'apparizione dell'Anticristo a livello globale attraverso riti satanici, ma questo Halloween sarà più speciale perché le streghe, i satanisti, apriranno i cancelli tridimensionali per far entrare nella terra i demoni delle alte gerarchie. Questi demoni di alto rango verranno a provocare il caos nella umanità, ma più di ogni altra cosa verranno e cercheranno di destabilizzare il mio esercito, perché vi attaccheranno in modo molto forte, così da indebolirvi e cadere e farvi cadere in gravi peccati. Quindi dovete proteggervi con la coroncina di San Michele Arcangelo, coroncina angelica appositamente per questo giorno di Halloween. Affinché io possa proteggervi da queste entità, entità perverse che verranno con tutti i loro mezzi a lottare per destabilizzarvi e condurvi ai peccati capitali. In questo giorno le forze del male verranno contrastate con la preghiera, la penitenza, il digiuno. Quindi dovete confessarvi prima del 31 ottobre affinché siate in stato di grazia per affrontare le schiere del male che verranno con il loro seguito di demoni per attaccarvi con forza nella vostra mente e nel vostro spirito. È della massima importanza coprirsi con il sangue del nostro Signore Gesù Cristo e rifugiarsi nelle sue sante piaghe per mezzo delle invocazioni al sangue di Gesù Cristo. Sarete protetti questo 31 ottobre e tutti gli altri mesi a venire, poiché questi demoni saranno attivi dal 31 ottobre in poi, cercando di pervertire l'umanità e di seminare il caos. Le guerre civili arriveranno in diversi paesi, soprattutto in Europa, a causa della mancanza di fede e dell'oblio di Dio, poiché hanno trasformato le chiese e i luoghi santi in fogne di sporcizia, come tane e musei. La fede cattolica è quasi morta nei paesi europei e la gente vive nella dissolutezza e nel peccato. Per questo è importante che nei paesi dell'America Latina, che solitamente danno la luce al mondo, si attengano maggiormente alla dottrina cattolica e non la abbandonino. Per questo motivo è della massima importanza lottare con il rosario in mano per un mondo che impari a vivere nella divina volontà, affinché possano essere donati i nuovi cieli e la nuova terra. Per favore, non lasciatevi ingannare dai governi o dalla Organizzazione Mondiale della Sanità in attività che vanno contro l'integrità dell'essere umano, come quella dei cosiddetti atti d'amore. Non credete a tutto ciò che vi viene venduto dai media e approfondite
le sacre scritture, perché lì troverete tutta la verità e tutto ciò che viene detto sarà adempiuto alla lettera. Vi chiedo quindi di stare attenti ai segni dei tempi. La pioggia ha già cominciato a cadere forte, forte, trasformandosi in tempesta. È tempo di rifugiarsi tra le braccia del Padre, nelle piaghe del Figlio e nel sangue prezioso del Figlio, e di lasciarsi guidare dalle ispirazioni dello Spirito Santo. Rimanete fedeli. Noi vi aspettiamo alle nozze dell'Agnello. I vostri nomi sono scritti e speriamo che tutti voi arriviate alle nozze dell'Agnello per godere così della vita eterna ed essere pionieri della nuova umanità. Noi vi aspettiamo. San Michele Arcangelo, chi è come Dio? Nessuno è come Dio, nessuno. Sia lode e gloria a te, Signore, Dio mio, venga il tuo regno, Signore, d'amore, di pace e di giustizia. Amen, amen, amen.